innanzitutto ringraziare il sindaco dell'ospitalità, della pazienza con cui tutta la mattina è stato ascoltare la nostra discussione sui temi della legalità e giustamente ricordava dell'attenzione che abbiamo sull'importanza delle amministrazioni pubbliche rispetto a una campagna di legalità e ricordava di qui la costituzione dell'osservatorio tra la Calabria, la Lombardia, la Sicilia, ma anche stamattina c'erano varie regioni del nord e del sud che sono venute a partecipare a questa discussione. Noi pensiamo che legalità e lavoro siano due parole che vanno accompagnate insieme e che dove bisogna combattere sono tanti luoghi d'Italia dove bisogna farlo contro le infiltrazioni. Una delle ricette fondamentali è che ci sia lavoro, che ci sia lavoro legale, che ci sia lavoro regolare, che ci siano risposte di questo tipo. Sappiamo bene la fatica che fanno i comuni a misurarsi con grandi problemi della crisi, ma o dal lavoro si trovano le risposte o siamo tutti messi in grande difficoltà. E poi vorrei ringraziare il sindaco per le tante cose che fa, perché magari noi diamo per scontato l'amministrazione, il funzionamento, poi se guardiamo con più attenzione sappiamo bene che ci sono territori dove fare il sindaco, farlo in un certo modo, farlo nel rispetto e nel contrasto alla criminalità è invece una fatica quotidiana, è ogni giorno un problema di certezza, di nervi saldi, di coraggio, di capacità di resistere, quindi credo che bisogna sempre avere grande riconoscenza e grande rispetto per i sindaci che lo fanno fino in fondo. Ho visto come la platea della CGIL oggi ti ha accolto per sapere e capire quanto poi tutto questo si traduce anche in un rapporto con il lavoro, con l'organizzazione dell'amministrazione, con il riconoscimento dei lavoratori che fa sempre parte. Per cui ti ringrazio molto, ti ringrazio delle cose che mi offri sulle quali faremo grande attenzione e arrivederci, nel senso che penso che avremo ancora occasioni di fare cose insieme. Sì, io ho detto un'idea. Poi vedremo. E vi ringrazio se, non solo per, adesso andremo alla cooperativa, vedremo, ragioneremo rispetto all'ultimo attentato, va bene prolungare ovviamente, è un segno inequivoco, tu provi a colpire un'attività e io ti dico che questa attività continuerà a lungo, ma se poi la giunta di Lamezia deciderà di intitolare una via Placido Rizzotto saremo ovviamente molto grati di questa scelta e troveremo modo anche di valorizzarla. Voi sapete che noi stiamo provando a costruire il monumento a Placido Rizzotto nel cimitero di Corleone, anche perché non essendoci resti mai un ufficiale funerale sepoltura CPU, quindi credo che sia importante per tutti che si ricordi Placido Rizzotto, uno dei tanti, ma uno che così tanto dava fastidio che si cercò anche di nasconderne il corpo e di non farne trovare le spoglie, che credo dica della violenza con cui si è cercato di rompere un'importante tradizione di organizzazione delle lotte bracciantili e del diritto alla terra di quel paese. Ma penso che Placido Rizzotto rappresenti un filo rosso di tanti che hanno speso la loro vita, la loro memoria, la loro attività, perché appunto dovrebbe essere un lavoro, la legalità e non dovrebbe essere la criminalità organizzata, quindi continua a essere uno dei nostri orizzonti.